Cervia. La chiamano anche Milano Marittima. I milanesi però non sono ancora arrivati. Sono arrivate invece le svedesi, le tedesche, le danesi. Arrivano ogni anno con le rondini. E il primo sole è loro. Ne abbiamo rincorso un gruppo. Volevamo sapere che cosa le attrae di più su questa spiaggia. Che cosa vi attira qua giù? La spiaggia molto grande. L'acqua è molto calda. Gli uomini molto belli. Sì, sì, gli uomini. Brave, non siete molto spontanee, ma forse siete sincere. Tanto più che gli uomini da queste parti, oltre a essere belli, sparano. Ogni anno, il giorno dell'Ascensione, qui si celebra lo sposalizio del mare, una tradizione che risale al XV secolo e che richiama ogni anno in città migliaia di forestieri. Verso la metà del 1400 che il vescovo di Cervia, nativo di Venezia, si imbarcò per raggiungere la piccola città adriatica. Ma lasciamo la parola al suo successore. Ci fu una tempesta in mare, il vescovo pregò caldamente il cielo e gettò in mare il suo anello e la procella fu placata. Da allora sino ad oggi ogni anno si rinnova questo magnifico rito dello sposalizio del mare, il quale ha un senso religioso e quindi è una preghiera. Ha un senso anche umano ed è un augurio per tutti i lavoratori del mare ed è anche una festa di sano divertimento per cui a tanta gente accorsa qui il vescovo dice anche buon divertimento. Ogni anno dunque il vescovo getta il suo anello in mare come fece il suo predecessore 600 anni fa, solo che oggi ci sono i sub e una dozzina di fusti si tuffano per ripescare il prezioso anello e riportarlo alla superficie. E le tedesche, le danesi, le svedesi stanno a guardare da lontano, con discrezione.